troviamo nelle stanze segrete della cattedrale, dove sono custoditi alcuni oggetti importanti e testimonianze di quella che è la vita, di quella che era la vita delle confraternite fossanesi. Di fronte a noi abbiamo questo importante e imponente catafalco, che era un elemento essenziale dei battuti neri di Fossano. Come potete vedere, sono rappresentate diverse immagini, ma il tema centrale è quello della morte, memento mori. E da qui partiamo per questo viaggio nella storia dei battuti neri e del mortorio fossanese. La morte è l'evento della vita in cui si avverte la sospensione delle leggi di questo mondo. Fermiamoci a guardare le opere della Confraternita dei Neri. Vediamo materializzarsi un universo terreno e doloroso e un universo divino. Si presentano insieme un angelo e una madre che piange suo figlio. Stessa forma, stessi materiali, sono entrambi scolpiti nel legno, entrambi sono reali. Ora prendiamo in mano uno degli oggetti, degli strumenti con cui Cristo venne torturato dagli uomini. Il sangue macchia ancora questo oggetto, che veniva portato in processione dai confratelli per raccontare la passione. L'ultimo nella processione è lui, è Cristo. Il suo corpo, ferito a morte da quello strumento, risorgerà. La morte è l'evento in cui è più visibile la sospensione delle leggi di questo mondo ed è insieme il momento in cui irrompono nella vita leggi altre. Il MAB custodisce documenti, storie, opere d'arte e oggetti della Confraternita dei Neri. Abbiamo visto oggetti utilizzati nelle processioni, abbiamo parlato della storia dei battuti neri e del mortorio di Fossano. E chiudiamo il nostro viaggio dove lo avevamo iniziato, al grande e imponente catafalco che ci ricorda la morte. Ecco, in un mondo che ha messo da parte la morte, per cui la morte è un tabù, non se ne parla, non tanto nella speranza di una vita eterna, ma di una eterna giovinezza forse, una vita in cui la morte non esiste, i battuti neri sono qui a dirci che in realtà la morte, e non è un gioco di parole, fa parte della vita. E allora è un po' l'insegnamento che ci lasciano. Pensare alla morte, che è un passaggio obbligato della vita, ma per i credenti è semplicemente un passaggio, una tappa verso qualcosa di eterno e verso una vita più piena.